Bella raga, bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati in uno skate vlog e andremo a montare il grip, ovvero questa robina qua, sul penny. Come vedete da qui ho avuto un piccolo imprevisto, ma ve ne parlerò meglio in un altro video. Devo toglierlo, sì, ma mi fa male togliere questa roba da qua, perché mi tiro i peli. Per prima cosa smontiamo i track e inizio a cercare gli aggeggi per togliere i track. Comunque dietro la telecamera c'è il mio bellissimo amico Mizux, che ormai ci accompagna quasi in ogni video. Ti vuoi far vedere? Devo. Se vuoi. Se voglio. Non vuoi? Vabbè, trovo gli attrezzi e ci vediamo dopo. Sono riuscito a togliere i track. E niente, ora andremo a mettere il grip. Ah, e soprattutto dopo 44 ore sono riuscito a togliere quella roba dal braccio. Ho fatto con l'acqua calda, così si scioglieva la colla. Sono una checca, lo so. Allora, ora cercheremo di mettere il grip, che sul penny, ragazzi, si vede davvero poche volte, se non è già montato. Però quelli sono cruiser, non penny, mi pare. Allora, per prima cosa vado a tagliare solo la parte che mi serve. Per fare questo mi serve una forbice. Comunque andiamo a tagliare la parte che non ci serve qua. No, ma in realtà posso... State zitti. Iniziamo ad incollare questa parte qua. Una volta che l'abbiamo incollato, tagliamo la parte in più. Ora dovete prendere un qualcosa di ferroso, tipo dei track, tipo questo, ragazzi. E dovete andare a fare questo. Dovete fare tutto il bordo del penny in questo modo. E niente ragazzi, dovete ritrovarvi col contorno in questo modo. E poi col taglierino andrete a tagliare tutto il bordo in eccesso. E questa è la parte più difficile. Vi consiglio di fare dei piccoli taglietti e questi pezzi li ritagliate uno alla volta. In questo modo, guardate. Pensavo peggio il taglierino. Anch'io. Ecco. E così ritagliate tutto l'eccesso. No. L'orologio. Ora ci sarà la parte più faticosa mentalmente, perché fa un rumore che è fastidiosissimo. Ora ve lo faccio sentire. Devo bucare dove vanno messe le viti e poi monto i track e vediamo il risultato. Ok raga, ho finalmente finito di montare i track. Ho montato i track. Mi hai fatto tremare il cuore. Ok ragazzi, questo è il risultato, come vedete. Secondo me ci sta davvero tanto. Vi dico solo che qui sotto, ragazzi, ci farò un'altra roba. Per questa roba serviranno, ora vi faccio vedere, queste belle cosucce qui, ovvero degli sticker. E ragazzi, ne ho comprati giusto un pochino. Non vi dico quanti, lo vedrete nel prossimo video. Bella ragazzi.